il contratto collettivo nazionale dei porti è scaduto da 6 mesi. Da 9 mesi siamo dietro al rinnovo che tarda ad arrivare. Per questo motivo siamo qua. Non siamo soddisfatti né da un punto di vista economico, perché le proposte delle controparti datoriali sono basse, non sono sufficienti a recuperare, che è il nostro obiettivo tra le altre cose, il valore d'acquisto dei salari, perché l'inflazione li erosi. Quindi non siamo contenti né da un punto di vista economico né da un punto di vista del metodo, perché è una metodologia un po' particolare sulle tranche con cui sarebbero riconosciuti questi soldi. C'è da dire che il tempo sta passando, la situazione internazionale non è mutata. A netto della situazione internazionale, i grandi armatori, i terminalisti stanno facendo dei profitti interessanti. Chiediamo semplicemente che venga, come dire, contrattato un rinnovo del contratto collettivo nazionale che sia adeguato all'andazzo dei tempi, perché il salario è quello che ci serve per arrivare poi a fine mese. Quindi puntiamo a questo, auspichiamo che, visto anche l'adesione allo sciopero, siamo al 100% di adesione su Savona, siamo al 90% di adesione su Vado, siamo all'80% di adesione sull'autorità di sistema. Quindi auspichiamo che, visto anche, come dire, l'interesse che hanno dimostrato i lavoratori su questo sciopero, si possa in un modo o nell'altro ripartire con la trattativa, e che sia poi una trattativa seria che vada a chiudere in base alle esigenze dei lavoratori. Le esigenze dei lavoratori di oggi, lo sappiamo benissimo, sono il salario, sono i soldi fondamentalmente. Quindi puntiamo a questo. È evidente che, nonostante gli scioperi, le azioni che sono state fatte, non siamo giunti a un dunque. Se riusciremo a riprendere la trattativa bene, se no ci ritroveremo qua sulle banchine per continuare la nostra azione di protesta.